pensare. Allora, gli aspetti che noi abbiamo in mente sono fondamentalmente due, e per quanto riguarda la teoria trattata di Savenant, gli aspetti che abbiamo individuato significativi che caratterizzano il comportamento delle sezioni sono essenzialmente: uno, se la sezione resta piana, che vuol dire che, per esempio, se considero una generica trave, questa è l'asse X della mia trave, a un certo punto c'è una sezione, la trave dopo continua da questa parte, questo è l'estremo A, questo è l'estremo B, questo per esempio è l'asse baricentrico, sezione resta piana, vuol dire che eventualmente trasla uniformemente e ruota con una certa curvatura, c'è l'allungamento y0 dell'asse neutro e si sposta di A' o di'. Però la sezione resta piana. Secondo aspetto è la sezione mantiene un contorno indeformato. Che vuol dire che se la sezione è rettangolare, quindi se per esempio io immagino di avere la trave, guardarla in tre dimensioni, tridimensionale, il disegno che ho fatto prima vuol dire che essenzialmente eventualmente trasla, quindi questa è la traslazione della fibra media, di tutte le sezioni, tutte le fibre alla stessa quota della fibra media, e poi questa è la pura traslazione, eventualmente ruota ma il contorno, se io lo guardo di fronte, resta rettangolare. Quindi questo è A, dopo diventerà primo, questo è B, che diventerà B. Questo è B, che diventerà B primo, e sono i punti che vedo da questa parte, che sono questi. Poi ci sono gli omologhi dietro, nascosti, che sono questi. Resta il fatto che la sezione ruota, trasla, ma resta piana. Lo stesso contorno resta piano e il contorno resta indefinito. Allora, tutte e due queste ipotesi qua concorrono a formare la teoria della trave canonica. E adesso la prima osservazione che dobbiamo fare è questa. Relativamente al taglio, la volta scorsa abbiamo considerato il caso di un profilo sottile a sezione C, ecco, l'osservazione che noi facciamo è questa: se io anche ho la mia generica sezione, questa, taglio diretto in questa maniera qua, so che secondo Juraschi le tau hanno questo andamento qua, sono sicuramente 0 all'estremità, perché sulla faccia superiore, sulla faccia inferiore della mia trave non ho tau, questa direzione qui, la stessa cosa qua, poi le tau sono sicuramente verticali, però devono annullarsi agli estremi, perché sulle facce superiore e inferiore non ci possono essere queste tau qua. Quindi per il principio di reciprocità, se io considero due elementini di continuo agli spigoli, se non ho le tau qua non posso averle dall'altra parte, la stessa cosa, se non ho le tau qui non posso avere queste. Quindi le tau passano a questo valore qua e arrivano a un valore, il tau max sull'asse neutro, che pare per una sezione rettangolare 3 mezzi di diviso area. L'area, per esempio, se la sezione è una sezione sottile anche di questo tipo qua, questa è B, questa è H, l'area chiaramente diviso area. Quindi
l'andamento del tau è questo, che è maggiore di una tau media, che è semplicemente il bisogno. Ecco, se io guardo l'andamento, questo è l'andamento del tau, in corrispondenza posso pensare anche a quelle che sono le distorsioni. E in particolare una cosa che noto è che se nel punto A, ovvero nel punto B, le tau sono 0, se in A e in B le tau sono 0, il principio di reciprocità segue, per forza di cose, che le gamma, che sono semplicemente le tau più 2G, sono anch'esse 0. Quindi lo scorrimento angolare è nullo nei due quadratini di materiale che sono all'estremità, quindi qua e qua non ci sono scorrimenti angolari, che vuol dire che quell'angolo lì a 90 gradi resta 90 gradi. Allora, se pensiamo a come si può deformare questa sezione qua, magari la segniamo qua sotto, questa è la nostra sezione, anzi facciamo così, qui il segno è troppo piccolo e invece dobbiamo farlo più grande. Questa è la nostra sezione, questo è il punto A, questo è il punto B, e immagina ad esempio di tenere fissa questa parte qui. Allora, lo scorrimento si esplicherà in questa maniera: ci sarà sicuramente uno scorrimento verso il basso delle fibre in questo modo qui, però la fibra qua all'estremo, la fibra qua all'estremo dovrà rimanere a 90 gradi. Se volete facciamo un disegno girato che ci può ispirare. Ad esempio, pensiamo di avere una struttura a telaio fatta così. Questa è una struttura a telaio fatta in questo modo qui. Supponiamo che qua ci sia una cerniera, anche qua, anche qua. Supponiamo di avere le colonne molto rigide. E supponiamo che ci sia una forza orizzontale diretta così. Questo mio disegno qua è simile a questo, girato. In effetti qua a tenere fermo con la mia mano è come se io mettessi delle cerniere qua, cioè permetto lo scorrimento, e questo non è in effetti un incastro, qualcosa che tiene soltanto qui questa faccia della mia sezione, e faccio scorrere l'altra faccia. Se faccio scorrere l'altra faccia ad esempio scorrerà questa maniera qui. Se sfondi in un telaio considerai le aste indeformabili assialmente, vuol dire che la distanza tra gli estremi di queste aste non cambia, che vuol dire che la distanza da questi punti qua non cambia, e quello che posso pensare è che invece la congruenza restino inalterati questi angoli qui, e la deformata quindi assume questa forma qui, anzi questa. Devo partire con questa tangente, devo arrivare con questa, devo passare per questo punto in mezzo, quindi la deformata più semplice sta qui. Qui in mezzo l'angolo a 90 gradi cambia, perché le tau qui hanno un valore che è diverso da 0, mentre agli estremi gli angoli devono rimanere a 90 gradi. Quindi disegnata bene le formate è questa. Questi angoli qui restano a 90 gradi,
questo è un angolo che è più piccolo di 90 gradi, perché è stato scurito con la fibra. Quindi se riporto qui la mia deformata, deve partire così, deve arrivare così, deve passare da questo punto qua, quindi ha questa forma qui, antisimmetrica. Qui gamma uguale a 0, che vuol dire che tau uguale a 0, qui gamma uguale a 0, quindi tau uguale a 0, il principio di reciprocità qua, le tensioni tangenziali, qua la variazione di angolo, quindi questo è lo scorrimento, l'angolo che è questo, lo scorrimento è il massimo corrispondente del tau massimo. Poi, mediamente si ritiene che questo è lo scorrimento V sia semplicemente dato da un valore medio dello scorrimento gamma per questa distanza qui. Questa distanza qui può essere qualsiasi. Quindi, mediamente lo scorrimento è semplicemente V. Questo è lo scorrimento medio. Lo scorrimento in effetti è 0 qua, massimo qui, pari a tau massimo diviso G, e come vedete la sezione chiaramente si ingobba, perché questa parte qui rientra, questa parte qui. Quindi la sezione sotto taglio non resta più piana. Questa è una cosa che abbiamo già visto. Questa ipotesi qui è vera solo se ho delle sigma, ovvero solo se ho momenti e azioni assiali, sia nel piano sia anche, diciamo, un momento in due piani differenti, altrimenti la sezione non resta più piana. Normalmente questo scorrimento qui, questo scorrimento medio viene tenuto in conto, questo incubamento qui, la sezione a taglio, normalmente viene trascurato. Però in effetti c'è. Quindi, se la sezione è soggetta solo da parte sigma, in particolare per esempio se riteniamo sigma x, quindi momenti flettenti e azione assiale, la sezione effettivamente rasa resta piana. Se invece c'è taglio di lavoro, come vedremo un momento docente, la sezione non resta più piana, no? Si ingobba. Normalmente questo ingobbamento qua viene trascurato, infatti non credo che noi tecnici non abbiamo mai considerato, credo che non abbiate mai considerato neanche voi specificamente. Resta il fatto che il contorno della sezione resta indeformato. Quindi, per esempio, se questa sezione scorre, vuol dire che la sezione vista da fuori, questa è la sezione, la sua configurazione deformata, questa era la traccia della sezione nella sua configurazione deformata, quindi questo è il punto A, questo è il punto A, questo è il punto B, questo qui è il punto A', qui è il punto B'. Però la sezione era rettangolare come contorno, è traslata mediamente di questo valore qui, che è legato al gamma medio da questa relazione, però il contorno resta indeformato. La sezione resta come profilo rettangolare.
noi andassimo a vedere qui questa faccia qua, a questo punto, la sezione in effetti rientrerebbe. Se andassimo qui, invece la sezione fuoriuscirebbe con questo andamento qua, che non andiamo a trascurare. Questa è la prima precisazione che dobbiamo fare rispetto a quello che abbiamo fatto la volta scorsa. Quindi questo è il primo punto che consideriamo oggi. Il secondo punto che consideriamo è questo. Uno degli aspetti che abbiamo introdotto la volta scorsa è stato il centro di taglio. Quindi con riferimento a un profilo sottile, aperto, che era la nostra C, noi abbiamo calcolato la posizione del palicentro, abbiamo calcolato, io vi ho dato le indicazioni come farlo per questo esercizio di scienza e costruzioni e voi me lo dovrete portare per filo per segno ordinato. Questa posizione qua, non mi ricordo come l'abbiamo chiamata, può essere la distanza di questo baricentro, questa per esempio è la lunghezza A delle due ali, abbiamo pensato che il profilo fosse di spessore costante T per non fare calcoli inutili, poi questa è l'altezza H, il nostro profilo. E una delle cose che abbiamo detto, per esempio, nell'esercizio, fare calcoli semplici, per esempio, ponete che H sia 2A. Fatto sta che questo è il baricentro e, considerando l'andamento del tau con le forme di Juraski, abbiamo visto che le tau, adesso metto in evidenza esplicitamente lo spessore del profilo sottile. Il profilo sottile è talmente sottile per cui T molto minore di A, quindi anche di H. Il fatto che io segni, per esempio, l'altezza tra le facce estreme del mio profilo, oppure consideri tra le facce interne, oppure consideri sulla linea baricentrica delle ali, non cambia di molto, no? Perché io considero fuori tutto nella mia sezione, questa è la grandezza A, considero invece l'altezza, diciamo, interna. Questa qui sarebbe H meno 2T, però siccome 2T è molto più piccolo di H, questo lo posso ritenere ancora uguale ad H. Bene, con questa precisazione qua, adesso però se metto in evidenza lo spessore del profilo sottile, posso segnare le tau. Ancora una volta, su questo punto qua e su questo punto qua, che sono estremi e quindi toccano la faccia laterale del mio la mia trave esamenale, le tau sono 0, quindi qui le tau partono con 0, dopo diventeranno via via più grandi. L'andamento, abbiamo visto la volta scorsa, è di tipo triangolare, quindi questo è l'andamento triangolare. Ad esempio, se questa è la sezione 1, arriviamo fino al valore tau 1, direi così. Sotto sono uguali contrarie, qui sono molto grandi, poi vanno a sommare fino ad arrivare a 0. Tau qua sotto sposto così, questo valore qui è ancora da 1 in senso assoluto, però sopra sappiamo che sono dirette da queste parti, sotto sono dirette dalla parte opposta, e poi le tau qui partono, a differenza di questo caso qui, a differenza di questo caso qui in cui le tau partivano da 0 e arrivavano a 0 perché su questa faccia non c'era niente. Qui invece, quando considero questa faccia qui con questo taglio qui, da sopra ho le tau 1, quindi il valore delle tau parte da questo valore, deve arrivare a questo, e in più ho l'andamento parabolico di questo tipo qua. Quindi le tau qua hanno questa espressione qui, questo, diciamo, diagramma qui, in particolare sono massime sempre una fibra grasse neutro. Se questo è l'andamento del tau, la volta scorsa ci siamo calcolati i risultanti, quello che ho chiesto di calcolarle, quindi abbiamo trovato due risultanti uguali contrarie, questa direzione qui, questo è il mio baricentro C, questo è il centro di taglio,
questo, chiamando distanza D, questa è distanza E, la risultante di tutte queste tau qui verticali, parto dal valore delta 1, arrivano al valore delta 1 e sono massima e mezzo, abbiamo chiamato RB. Poi, per determinare il centro di taglio, abbiamo pensato di trovare un punto, che è la proprietà geometrica della nostra sezione, dove se noi facciamo il sommatorio dei momenti di queste tre forze qui, con riferimento a quello che è il momento esterno, noi troviamo che la sommatoria dei momenti è uguale a zero. Quindi questo punto qui è individuato considerando, pensando che il taglio sia applicato in questo punto qua. Quindi se applicato in questo punto qua ci dà una risultante che è un momento che è per E, il momento lo facciamo rispetto ad esempio a questo punto qua in cui eliminiamo la RD. Se noi pensiamo di equilibrare la T per E, ci dà un momento che è di tipo orario, scusate, antiorario, noi vogliamo che questo sia equivalente al momento dato dalle due risultanti R1 e R2 anch'esso. Da cui siamo ricavati che la E è uguale a R1 diviso T. Questa è la posizione del centro di taglio. Che vuol dire che se noi applichiamo la nostra sezione di taglio e centro di taglio, questa situazione qua è staticamente ci dà un momento crocette che è nulla, ovvero la sezione è vuota. Quindi se applichiamo taglio nel centro di taglio, il momento complessivo sulla sezione è 0, quindi la sezione non vuota. C'è anche da considerare che in questo ragionamento qui possiamo anche fare un passo in più, quello che volevo arrivare adesso, segnarlo qui.
questo è il centro di torsione, prendiamo il cipetta della mia sezione, che vuol dire che se questo è il centro di torsione, la sezione ruota attorno a questo punto. Quindi per esempio vediamo che ruoti questo angolo qui, chiamiamolo corrente φ, che vuol dire che la sezione ruota attorno a questo punto. Quindi se per esempio questo qui è il contorno della mia sezione, la sezione ruoterà attorno a questo punto, quindi grosso modo disporrà così. Quindi quello che noi stiamo valutando è questo. Questa è la mia sezione. Io adesso la sezione chiaramente sembra che sia piena, no? Però voi dovete pensare che sia soltanto il contorno qua del mio foglio. Se io torco, con un momento torcente, la trave con questa sezione, la sezione ruoterà in una certa maniera. Per esempio possiamo supporre che ruoti così, attorno a questo A, centro di torsione. Allora, quello che può venire in testa è quello che ci si può domandare: che relazione c'è tra questo centro di torsione e il centro di taglio? Sono due punti differenti oppure no? E per fare questo, quello che noi pensiamo è questa cosa qui: considerare la sezione soggetta a taglio, se la sezione è soggetta a taglio e il taglio applicato nel centro di taglio, vuol dire che questa sezione qua, per quello che abbiamo scritto qui, il momento torcente è nullo e la rotazione è nulla. Quindi qui la sezione, per esempio, fatta così, soltanto. Allora, per capire la relazione che c'è tra centro di torsione e centro di taglio, c'è un teorema che è quello di Betti, vi ricordate cosa dice il teorema di Betti? Cosa dice il teorema di Betti? Allora, se io ho un sistema di forze A, questo sistema di forze A è ad esempio un momento torcente A, poi ci possono essere altre quantità statiche, poi ci sono un sistema collegato a questo momento, questo sistema di forze, di momenti, quello che è collegato a un sistema di quantità cinematiche associate, per esempio la rotazione con A, poi potrebbe esserci un sistema, un insieme di punti, di spostamenti, per esempio potrebbe esserci anche lo spostamento A di questo punto qua, centro di torsione. Poi ho un sistema di forze B, sistema di forze B per esempio è il taglio che ho, poi la rotazione che ho eventualmente della mia sezione, poi per esempio lo spostamento che ho del centro di torsione e così via. Quindi ho due situazioni, due sistemi: da una parte un sistema statico A che produce degli spostamenti, delle rotazioni, delle formazioni tipo A, dall'altra parte un sistema di forze B che produce anch'esso delle rotazioni, spostamenti eccetera, questo e l'altro. Quello che il teorema di Betti afferma è che il lavoro mutuo fatto tra le quantità statiche, per esempio il sistema B per le quantità cinematiche del sistema A, è uguale al lavoro delle forze fatto dal sistema A per le quantità cinematiche del sistema B. Quindi se io prendo il lavoro delle forze A, il sistema A, e le quantità cinematiche del sistema B, io forze, quantità statiche del sistema A, per esempio, sono il momento torcente,
fa per, buono che diverso dato questo momento torcente qua, per la quantità cinematica omologa del sistema B, omologa a teta B. Questo qui è uguale al lavoro del sistema di forze B per le deformazioni, gli spostamenti del sistema A. Allora, sul sistema B io ho il taglio che lavora per il corrispondente spostamento del sistema A. Il teorema di Bell mi dice, guarda, se tu prendi le quantità statiche di A da una parte e le quantità cinematiche dall'altra parte e le combini in questa maniera con le quantità statiche e cinematiche del sistema B, questo è figlio di A, questo è figlio di B, i due lavori mutui sono equivalenti. Qui però abbiamo delle quantità che sono, dobbiamo guardare, per esempio il momento torcente è una quantità nel sistema A che è sicuramente diverso da zero. Come nel sistema B il taglio è una quantità sicuramente diversa da zero. Poi le altre due quantità, quindi in questi prodotti ci sono due quantità che sono le quantità statiche sono sicuramente diverse da zero. Poi ci sono le quantità cinematiche e queste quantità cinematiche hanno questo aspetto qui. Se questo centro di torsione vuol dire che questo è zero. Se questo è zero, il prodotto è zero, quindi questo deve essere zero. Viceversa, se noi pensiamo che qui la torsione sia nulla, questo è zero, questo prodotto è zero, quindi questo deve essere zero. Quindi abbiamo queste alternative. No. Se la sezione ruota attorno al punto citeta, ovvero citeta al centro di rotazione della mia sezione, vuol dire che non si abbassa, non si alza, sta lì, vuol dire che la sezione ha questo perno, che è vuota. Se è così, se questo è zero, segue, deve essere zero, delta B. Se quello è il centro di torsione, c'è la torsione, non si alza, non si abbassa, il punto in cui attorno a cui ruota la sezione, quindi vuol dire che nell'altro caso, quando sono così, la sezione non ruota. Viceversa, se penso che la sezione non ruoti quando io ho applicato il taglio qui, segue che per forza di cose UAC deve essere zero. Che vuol dire che il centro di torsione coincide col centro di taglio e ovviamente viceversa. Allora, questa è la seconda, terza precisazione che abbiamo fatto. Abbiamo visto all'inizio il fatto che la sezione si ingobba sul taglio, quindi non è vero che resti piana. Resta mediamente piana, però in effetti si ingobba. Secondo punto abbiamo visto, che abbiamo trovato la volta scorsa già nel dettaglio, e adesso abbiamo riconosciuto che è uguale al centro di torsione. Il passo successivo che dobbiamo fare adesso è, considerato, abbiamo sviluppato almeno in forma approssimata, ci siamo ricordati il comportamento proprietario di una sezione, per esempio il filo sottile chiuso, quello che dobbiamo considerare è il caso del momento torcente in maniera esplicita. Allora, il caso del momento torcente, posso cancellare questa lavagna. Caso del momento torcente dei profili sottili, come sappiamo a scienze e costruzioni, si divide in due casi. Se
profilo sottile è aperto, quello che vediamo adesso, poi vorremmo vedere il caso B, è chiuso. Quindi cominciamo a vedere il caso del profilo sottile aperto. Noi non abbiamo tanto tempo per approfondire tutti gli aspetti teorici, quindi il caso A per noi è scomposto in questa situazione qua. Allora, noi abbiamo il caso A1, molto semplice, in cui c'è sicuramente solamente un profilo sottile in questa forma qui, che ha spessore A, lunghezza D. Riteniamo in particolare poi che A sia minore, molto minore di B, e in particolare che A ad esempio sia minore di un quinto di B, più o meno. No? Quindi se B è 5 volte A, più o meno possiamo rientrare in quello che diciamo adesso. Allora, per questa forma più semplice, l'andamento delle tau, più grande rispetto alla fibra media, è un andamento a farfalla, abbiamo già visto la volta scorsa, di questo tipo qua, e le tau fondamentalmente seguono un percorso chiuso una centripetazione all'interno dello spessore con valori massimi qua. Valori massimi sono dati dal momento torcente che è applicato sulla mia sezione, fatto così, diviso B della quadrata terza. Questa espressione può essere anche un po' modificata. Se noi consideriamo per esempio un momento di inerzia torsionale, chiamiamolo J asterisco, che vale B per H cubo terzi, questa formula qui può anche essere espressa in questa maniera. Questi sono due fatti che noi prendiamo per buoni, dovremmo aprire qualche testo di scienza delle costruzioni. Questo è il caso della singola lamiera, questo è il caso della lamiera fatta con l'ipotesi qua. Per noi il passo successivo è già considerare un insieme di lamiere, come potrebbe essere ad esempio questo qui, no? Oppure un altro caso potrebbe essere ad esempio semplice, potrebbe essere questo qui, facciamo il caso estensione, secondo caso, poniamo ad esempio di avere una sezione tipo questa, in cui fondamentalmente abbiamo sezione che possono essere pensati come lamiere con questa sezione qua. Allora, in questo caso qui, quello che ci viene in mente è questo. Noi interpretiamo questo profilo qua come un profilo in cui ci sono tre lamiere come queste, tre sezioni come queste, che sopportano il momento torcente. Qua sopra ci sarà il momento torcente complessivo su questa sezione. La sezione ruoterà, sappiamo già che si ingrupperà, ma manterrà il profilo formato. Quindi, ad esempio, il centro di torsione in questo caso qui coincide col baricentro, quindi starà qui,
profilo voterà, ad esempio, in questo angolo qui teta. La sezione però resterà indeformata come profilo, quindi se questa qui è la dimensione fuori punto della mia sezione, la mia sezione ruota attorno a questo punto qua, però resta indeformata. Quindi la lamiera 2 dispone così, se volete la definiamo. Poi le lamiere 1 e 3 seguono questa rotazione qui, però il profilo resta indeformato, che vuol dire nel piano gli angoli restano 90 gradi, questi angoli sono 90 gradi. Questa qui è grosso modo come sarà la rotazione, la torsione della mia sezione. Va bene? La sezione ruota, si ingloberà perché dentro ciascuna di queste ci sarà probabilmente, vorremmo vederla, ci sarà un inglobamento, però il profilo complessivo resta quello di una sezione I. Questa è una sezione che ci può interessare perché, per esempio, questa sezione qui è una sezione che potrebbe servire per una sezione del mondo. E vedete, ha due, potrebbe essere due lame verticali, potrebbero essere due travi di bordo. Il piano orizzontale potrebbe essere il deck di passaggio del ponte. In particolare, per esempio, il famoso ponte nella storia aveva proprio questa sezione qua, ce ne sono anche tanti altri, no? Quindi una sezione, diciamo, realistica. Allora, quello che si pensa è questa cosa qui. Il momento torcente è sopportato come se fosse un sistema iperstatico dalle tre lamiere. Quindi il momento torcente è uguale al momento torcente che finisce nella lamiera 1 più il momento torcente che finisce nella lamiera 2 più il momento torcente che finisce nella lamiera 3. Quindi in generale è pensato come una sommatoria su gli I profili rettangolari dei momenti torcenti che ciascun profilo si prende. Questo è chiaramente quindi un sistema in parallelo. Allora, se questa è l'ipotesi, la sezione ruota restando indeformata come profilo, supponiamo che ci sia questo comportamento qua, quello che possiamo pensare è che per ciascuno delle nostre asse valga questa ipotesi qua, le nostre lamiere. Quindi in particolare qui possiamo mettere punto qua, qui era l'unica sezione fatta così che consideravamo, adesso questa non diventa la iesima lamiera, quindi la iesima lamiera base B con I e area con I, fermo restando che deve valere sempre questo rapporto geometrico qua. Poi su questa lamiera pensiamo che ci sia il momento iesimo, torcente, a tau max il profilo iesimo sarà questa, con questo momento qua, questa B con I, questa A con I, questa B con I, MT con I, J asterisco con I, A con I, questa sarà l'espressione di J con I asterisco. Quello che abbiamo fatto all'inizio, non avevamo messo nessun indice, perché tanto avevamo solo questa lamiera, adesso questa è la iesima lamiera, quello che abbiamo scritto vale in questa maniera qui. Volete, quindi l'ultima equazione che noi non abbiamo scritto è questa qui, e consideriamo come ruota questa sezione qua, qua ci sarà una rotazione teta con I attorno a questo punto qua, per fare il centro, ma anche centro di torsione, centro di taglio. L'ultima relazione che possiamo scrivere è il legame tra MT con I e
e la rotazione theta con i sarà data da modulo di leggerezza tangenziale g per momento di inerzia a torsione della sezione, questa sezione qua, questo pezzo, questa lamiera qua. Allora, in questa formula qui dobbiamo tenere presente, dobbiamo tenere conto di queste relazioni qui, però dobbiamo tenere conto che per congruenza le rotazioni di tutte le lamiere devono essere uguali, quindi tutte le teta con i devono essere uguali a beta, essendo che, come vedete qua, questa è ad esempio la teta 2 uguale a teta, poi questa qui sarebbe la teta 3 deve essere uguale a teta, questa qui è la teta 1 che deve essere uguale a teta, perché nel piano il contorno resta indeformato. Quindi in questo caso qui, per congruenza, teta 1 uguale a teta 2 uguale a teta 1. Tutte le rotazioni sono uguali. Allora, se sviluppiamo questa formula qui, momento torcente è uguale sommatoria di tutti i momenti, i momenti teta con i, tutti i momenti teta con i hanno questa espressione qui, g j asterisco i per teta con i. Poi g, abbiamo sottinteso, il materiale è lo stesso, quindi se è tutto acciaio la g la portiamo fuori, eventualmente potrebbe essere distinzione tra g e calcestruzzo dell'acciaio, però la g la possiamo portare fuori. Poi le teta con i, per congruenza, sono tutte uguali, quindi possiamo portare fuori e chiamare semplicemente teta, e quello che ci resta sotto il sommatorio è questo qui. Quindi questo è il momento complessivo. Se volete possiamo introdurre la quantità j con i totale nella somma, e la relazione che otteniamo è il momento torcente della sezione g teta per la totale. Da cui per esempio ci ricaviamo che la sezione ruota complessivamente in questa maniera qui, momento torcente diviso g j asterisco totale. A questo punto, se questa è la rotazione di tutta la sezione e anche la rotazione delle singole lamiere, quindi il momento che io ho è la lamiera iesima, è G, che ho da con i asterisco, teta, dove però teta questa espressione qua, quindi è G, che ho da i asterisco per mt diventa g che ho asterisco totale. Posso semplificare g con g e quello che mi resta è questo. Un momento torcente che io sulla diesima parte della mia sezione è un momento torcente totale, è però un'aliquota pesato in questa maniera. Come in tutti i sistemi iperstatici, la parte che è più rigida, che per esempio la rigidezza è la torsione, però se consideriamo che G sia comune a tutti i pezzi della sezione, quello che conta sono gli iota e gli asterisco. Quindi qui il momento MT con I più grande se lo prende la sezione che ha un momento di
dirigenza della torsione di Iota Ita stesso, più grande, no? È un principio elementare, la sezione, la parte che dirige la struttura si perde più caldo. Quindi il momento torcente per ciascuna si suddivide su ciascun pezzo di lamiera con questa proporzione qui. Poi, se io ho questa, da questa qui mi trovo l'espressione di tau max, per gli esiti di lamiera, quindi da questa formula qui conosco mt con i, conosco gli otti asterisco con i, segue che tau max sulla iesima lamiera è dato da mt con i, che è mt j con i asterisco diviso j asterisco totale. Questo qui è mt con i. Questo diviso j asterisco i. In assoluto, se voi considerate che adesso non ho più spazio, facciamo così, questa formula qui la riporto qua, tau max la iesima lamiera è data da momento torcente la sezione di iota asterisco totale per la tau max ce l'ho dove l'espressione è più grande, perché il momento torcente è il momento torcente applicato su tutta la sezione, se io asterisco totale è il momento di inerzia totale, la torsione che siamo calcolati qua, quello che entra in gioco è così. Quindi qua le tau max ce le ho sui bordi estremi dove l'arco lì è più grande. Bene? E tener conto quindi, per estendere il caso della torsione dalla singola lamiera, che abbiamo fatto prima, di lunghezza B sufficientemente grande rispetto ad A, in teoria deve essere infinito, però non è infinito, comincia già a 5, questo è il risultato per la singola lamiera. Quando abbiamo più lamiere, come in questo caso qui, riteniamo che ci sia un comportamento in parallelo, ovvero iperstatico, il momento torcente è somma di tre contributi nelle tre lamiere, e ritenendo che ci sia comunque un profilo indeformato, quindi l'angolo di torsione sia uguale per tutte le lamiere, possiamo fare i passaggi che abbiamo scritto, no? In cui i punti più significativi sono questi. Per tutta la sezione l'angolo di torsione è dato da momento applicato diviso G diviso lo iota asterisco. Iota asterisco calcolato così. Primo risultato, quindi complessivamente l'angolo di torsione è dato da questa formula. Seconda cosa, la tau max ce l'ho il pezzo di lamiera che è più spesso. Fermo restando lo spessore deve essere comunque per la lamiera iesima, quella dove avrò il massimo di spessore, comunque è più piccola di 5 volte questa lunghezza qua. Chiaro? Va bene? Passaggi, forse sono andato un po' veloce, però sono tutte cose che dovremmo sapere da scienze delle costruzioni. Però spero che eventualmente voi li possiate ricostruire. D'accordo?
siamo, uno dei punti essenziali è, vedete come sempre, scrivere le equazioni, dopo è più o meno difficile, le volte che si intorta o questo o quell'altro, però l'aspetto delicato è ricordarsi le ipotesi, il significato delle ipotesi. Per esempio, nel caso delle nostre sezioni abbiamo queste due, questa vale solo quando abbiamo sigma, altrimenti la sezione si ingoppa, prima cosa. Profilo indeformato. Beh, abbiamo i profili sottili aperti, e in questo caso qui il caso elementare è questo, e dopo noi applichiamo nel caso interstatico in cui ci siano più, più pezzi di lamiera, come questo, che riteniamo composto da tre elementi, ciascuno che soddisfa questa ipotesi qua, dopo quando saranno soggetti al momento torcente, tutta la sezione ruota completa, il profilo sottile resta il deformato del piano, ci saranno degli ingombamenti, però non alterano il fatto che il profilo è deformato, i passaggi sono questi. Il fatto che il profilo sia indeformato vuol dire tipicamente che, nota bene, il profilo indeformato. Profilo indeformato vuol dire che, per esempio, per questa sezione qua, che può essere fatta così, ci possono essere dei diaframmi, delle coste, delle controventature. Per esempio, se pensiamo che sopra ci sia la via di transito, dopo dipende se riteniamo che questa mezza altezza sia più alta della sagoma del traffico, però per esempio potrebbe essere pensata col fatto che qui a un intervallo discreto ci siano degli diaframmi, come abbiamo visto nell'ultima esercitazione, oppure eventualmente ci possano essere una disposizione di controventi a capo di qualche altro tipo per mantenere la metà delle gambe verso il basso deformate, quindi si può ritenere che se c'è questa anche la parte sopra non ruoti più di tanto, non si deformi più di tanto, no? Quindi questa può essere la materializzazione di un qualcosa che mantiene il profilo essenzialmente indeformato nel piano, no? E per esempio, se non ci fosse questa, magari anche senza torsione, pensiamo pure al carico antisimmetrico, uno potrebbe pensare che la parte orizzontale della nostra sezione si deformi così e per esempio le anime, scusate, le parti verticali si vedono questa deformata qui. Questo non è un caso di torsione, chiaramente è un caso di pressione, però è un caso di torsione. Se c'è questo è chiaro che il profilo non resta indeformato. Se non resta indeformato già sotto carichi verticali, quando c'è torsione si deformerà ancora di più. Mentre se noi pensiamo di mettere controventi, ad esempio questi, è chiaro che questi punti qua non si possono allontanare. È chiaro che poi i diaframmi che noi mettiamo, come abbiamo visto la volta scorsa con la modellazione a elementi finiti, sono disposti con un certo passo, quindi a intervalli discreti, quindi non è che la sezione resti perfettamente indeformata, diciamo è trattenuta in certe sezioni dove ci sono diaframmi, e quindi questo comportamento qui di perdita di forma del profilo viene contrastata grandemente. Resta sempre un'approssimazione, perché se voi vi ricordate la volta scorsa abbiamo fatto il caso solo con i diaframmi alle strette, il diaframma a metà, poi ne abbiamo visti tre, poi ci siamo stufati perché abbiamo capito come funziona la cosa. Bene. Ipotesi di diaframma di sezione che resta indeformata sul profilo è: teoricamente io dovrei mettere un profilo, un diaframma, ogni sezione, quindi dovrei mettere infiniti diaframmi. Nella pratica, distanze di diaframmi, come abbiamo visto la volta scorsa, con un certo passo, e finché ritengo che mediamente il comportamento sia di profilo indeformato. Ok? Ci siamo? Allora, siamo pronti per fare un passo in più. Forse ho corso un po' troppo magari su questa parte qui, quindi magari
riguardatevi il problema di Betti, guardate il centro di torsione nel centro d'Italia, poi fate questi passaggi con più. Allora, il passo è più che facciamo questo qui. Se io tiro le somme dello stato di sforzo che nasce quando considero la torsione, come ho fatto così, che è una torsione essenzialmente da il San Venato, in cui nascono queste tau qui, quello che noto è che su ciascuna pezzo della mira ci saranno essenzialmente, se considero il materiale di spessore di ciascuna rettangolo che costituisce la mia sezione complessiva, ci sarà un andamento del tau fatto così. Ci siamo anche ricavati il tau max, che sarà lo spessore massimo, che è la mia pezzo di rettangolo che ha lo spessore massimo, fermo restando per comunque tutti i rettangoli essere snelli. Questo quando abbiamo un momento torcente. Adesso vediamo la cosa in maniera un po' differente e consideriamo questo caso qui. Siamo sempre nel caso di profilo sottile aperto, però consideriamo questa situazione qua. Caso, diciamo, vediamo questo caso qui, è in un'ottica un po' differente e pensiamo ad esempio che questa sezione qui sia essenzialmente composta da due lamiere. Possiamo pensare ad esempio che la trave che ha questa sezione qui sia lunga L. Se la immagino lunga L, la sezione è sempre la stessa, quindi è questa. Ci sono due lamiere verticali. Non segno sempre lo spessore, quindi non fatemi segnare lo spessore, vi immagino piccolo. Poi, a metà altezza ci sarà la lamiera orizzontale. Faccio anche la linea. Era la mia orizzontale. Quindi questa qui è la sezione che io ho considerato, no, questa sezione è I. Poi immagino, adesso l'immagine estrusa, con una certa lunghezza L, no? E per esempio immagino che questa sezione qua, che è sempre una parvenza di sezione della ponte, sia per esempio incastrata alle estremità, per esempio in queste estremità qui. Ritengo sempre che il contorno della sezione resti indeformato, no? Però immagino adesso, stavolta, di considerare il momento torcente che ho su questa sezione qui. Lo immagino pensato, applicato in questa maniera, in una maniera che sia staticamente equivalente. Per esempio, chiamo questa distanza B, che è la stessa distanza che ho qui, immagino che ci sia un sistema di forze che è staticamente coerente al momento torcente, però sia fatto così. Peraltro da una coppia di forze, ecco, in maniera tale che il momento torcente sia uguale a F per B. Quindi se io segno, questa è la mia sezione, larga B, qua sopra ho applicato il mio momento torcente, penso stavolta di applicare su questa sezione qua due forze F, una coppia di forze, che segno un po' disassate, però sono il piano delle lamiere, fatte così. Quindi posso considerare il sistema di
di carico dato da un momento torcente applicato direttamente, oppure una coppia di forze disposte così con un braccio. Vi ho segnato la coppia di forze disassato rispetto alla lamiera, perché sennò si capisce, però sono nel piano. Allora, questo sistema di forze qui, questi e questo sono staticamente equivalenti, lui che paga questo. D'accordo? Allora, se io vedo questo sistema qua torcente composto da queste due forze qua e lo applico sulla mia sezione complessiva, vuol dire che qui ho una porta verso l'alto e una porta verso il basso, che sono praticamente equivalente di un momento torcente. Allora, se considero le due lamiere, questa è la lamiera di sinistra, cioè questa qui è la lamiera di destra, che è dall'altra parte, e per un attimo immagino che la lamiera orizzontale sia molto sottile, no? E quindi rispetto alle lamiere verticali abbia la parte verticale abbia una rigidezza più bassa, posso pensare che per esempio la lamiera di sinistra, questa, che è incastrata qua, il cui asse è questo, se la forza F è verso il basso, immagino che questa lamiera qui sia collegata sia a questa, però attraverso questa lamiera che è molto sottile, molto meno ritta rispetto alle lamiere verticali, posso pensare che vada per i fatti suoi. Che vada per i fatti suoi vuol dire che si comporti come una mensola. Possiamo segnare qui, questa è la lamiera di sinistra, questo è il suo asse, qui c'è l'incastro, qua c'è la forza E verso il basso, questa qui è una mensola. Si deforma in questo modo qua, quindi si deformerà in questo modo qua con una freccia che vale, nel caso che aumenti quello della mensola soggetta al carico B, in cui lo spostamento delta vale T per L cubo per altro 3 volta, allora la freccia F vale F per L cubo, che è questa, diviso 3, e non mi dà nessun problema, è lei del materiale, lo iota è il momento di inerzia di questa sezione, ovvero di questa. Il momento di inerzia di questa sezione, la sezione sarà fatta così, abbiamo detto che è molto più alta rispetto a questa. Questa altezza qui, quando consideriamo una singola lamiera, l'abbiamo chiamata B, adesso la chiamiamo H, e questa dimensione qui l'abbiamo chiamata A, adesso la chiamiamo B, e stavolta consideriamo questo pezzo di lamiera qui come una trave, quindi con la simbologia usuale avrà una certa base, una certa altezza. Quindi il momento di inerzia, questa sezione qua, rispetto a questo asse baricentrico, è B, H, undicesimi. Allora, se è così, vuol dire che questo punto, che è questo, è il baricentro di questa sezione della lamiera di sinistra, da qui sposta P, questo G primo, X, e l'abbassamento a questo valore qua. D'accordo? La lamiera che è dietro è sorella, uguale, solo che chiaramente si sposta verso l'alto, quindi si sposterà verso l'alto, e si deformerà così. Questo spostamento qua ha la stessa espressione, solo che verso l'alto. Quindi questa freccia qui
freccia di sinistra è la forza per luce al cubo diviso 3 e qui me l'ho dimenticato lo iota chiaramente, che ha questa espressione qua, lo iota quindi è pi h al cubo diviso 12, che è uguale, a parte il segno, perché una è verso il basso, l'altra è verso l'alto, è uguale al valore assoluto alla freccia di destra, no? Una è verso il basso, l'altra verso l'alto. Allora, cancello questa lavagna. La freccia di sinistra uguale alla freccia di destra ed è uguale. La F è il momento torcente diviso P per L al cubo diviso 3 iota a questa espressione qua. Se volete possiamo anche semplificare. E via
tiriamo la parte del momento torcente, quello che resta, che è O LQ diviso E VLQ H1, tutto questo qui, è la rigidezza torsionale se la trave è lunga L, perché lega l'angolo di torsione al momento torcente. Quindi se volete, per esempio, se tutto questo è l'angolo di torsione, se la trave è lunga L, noi prendiamo teta e pensiamo come l'angolo di torsione unitario per lunghezza L, possiamo ricavarci teta prima uguale al momento torcente 8 R quadrato e questo è l'angolo di torsione unitario tra la lunga L. Compare, a parte questi passaggi qui, quello che compare è una cosa notevole. Prima di tutto, qui compare la E e non la C. Seconda cosa, E e non C. Seconda cosa, qui, noi abbiamo, se pensiamo alla mensola, la mensola avrà momento flettente si formerà così. Io prendo una qualsiasi sezione, ad esempio anche questa, ecco, qui avrò nelle sigma di trazione sotto e di compressione sotto per la miniera, una parte di sezione a sinistra, cambiate di segno dall'altra parte. Quindi questa formula qui compare da sigma e non. Quindi è un modo di sopportare la torsione, sopportare questo momento torcente, la sezione, la struttura si deforma in una certa maniera, però si deforma chiamando in causa il modulo radiale, che è quello relativo alle sigma, perché giustamente entra in gioco le sigma e non le tau. È un tipo di comportamento torsionale che è detto secondario. Nel senso che non è che sia meno importante, solo che viene per secondo. Il comportamento torsionale primario è quello che abbiamo visto prima con le tau, vedendo la sezione come composta da rettangolini. Questo è vedendo la stessa sezione come composta sì da rettangolini, però in particolare i due elementi verticali sono ritenuti più rigidi rispetto a questo. Quindi in un certo senso si trascurano i comportamenti di questo. In quel caso le due lame verticali sono viste come due travi più o meno indipendenti, una si abbassa e l'altra si alza. Il momento torcente è pensato scomposto in queste due forze qua. Dopo abbiamo fatto un po' di passaggi, ma a me non interessa il numero oppure no. Quello che interessa è che, per esempio, l'angolo di torsione è legato al momento torcente, no? Il momento torcente fa ruotare la sezione, però attraverso un coefficiente di rigidezza in cui compare essenzialmente la E. Questo è perché il comportamento è il meccanismo che si contrappone alla torsione è attraverso la flessione delle due lamiere, in un meccanismo di supportamento, di supportazione del momento torcente che è di tipo secondario. Allora, questa credo che sia un'assoluta novità per voi, no? Ed è un caso particolare in cui la sezione è un profilo sottile aperto, no? Come abbiamo visto qua, e questo comportamento qua, torsione, che è tirato per i capelli perché ritiene che in mezzo ci sia soltanto questa lamiera qui, che in un certo senso serve per distribuire il momento torcente, però non ha nessuna, questo qua non è inattiva, no? È un qualcosa che serve soltanto a tenere le due lamiere unite, no? Il momento
sorgente supportata dal sima che ho in queste due carriere qua. Ed è un meccanismo differente che si sovrappone, si compone, con il meccanismo di torsione primaria che abbiamo visto prima. Quindi in generale una sezione come questa I, non così estrema in cui questa non conta niente, no? Si sovrappone il momento torcente è sopportato da una componente primaria, che è come abbiamo visto prima, più una componente secondaria che è così. Dopo in effetti questa parte qui è un meccanismo che in generale è quello predominante. Questo modo di comportarsi essenzialmente predominante nel caso di profili sottili aperti. Non sempre, perché dopo dipende dai rapporti di rigidezza, come sempre nelle costanti, però un modo di comportarsi che è in genere più efficace rispetto all'altro. Vorrei, questa è una cosa che vediamo, tocchiamo con mano, giovedì prossimo, meglio quindi giovedì prossimo venite col computer, perché vedremo, come sempre, se quello che abbiamo pensato è vero oppure no. Quello che vorrei guardare con voi è ancora una cosa. Vediamo, facciamo un disegno tridimensionale per vedere se effettivamente la deformata complessiva della struttura è quella che ci aspettiamo oppure no. Disegnare a mano la tridimensionale, la deformata della struttura sempre non è facilissimo. Però se ci abituiamo a farlo, dopo riusciamo anche a capire. Allora, tengo questo disegno qua, perché su questo disegno qua io sono stato reticente, ovvero ho messo in evidenza solo un aspetto del problema. Qui, se voi notate, sono stato reticente per questo motivo qua. Non potevo fare subito un disegno complicatissimo, perché sennò non riusciamo più a seguire il discorso. Se voi pensate alla mia di sinistra, io ho segnato soltanto la cubica. Rappresenta l'asse della mia lamiera di sinistra, no? Che è una deformata stupida, diciamo, però poi ho segnato la stessa cosa dall'altra parte, uguale contraria, simmetrica, no? E fin qui bene, però non sono stato esplicito nel dire come si comporta questa sezione, ovvero se io considero la sezione terminale, questa sezione qua, posso pensare che se è soggetta a questo carico qui, che ha un comportamento essenzialmente flessionale, rientra in questo caso qui, nella sezione, traslerà, ruoterà, restando piana. Allora, la sezione non trasla perché non c'è azione assiale, però ruota e ruoterà restando perpendicolare all'asse della mia trave. Quindi se considero la lamiera di sinistra come una costola separata dal resto, la lamiera di sinistra si deforma come tutte le travi in questo modo qui. Quindi questo è il disegno che adesso ho fatto qui nel tridimensionale, dopo dovrei portare nel tridimensionale, va bene? Quindi la lamiera di sinistra, la costola di sinistra, questa, se considero che sia una trave caricata in punta da questa forza, si comporta come tutte le mensole così, le forma in questa maniera. L'altra, stessa cosa, però legata verso l'alto. Allora, proviamo a fare il disegno, stavolta è tridimensionale. Allora, rifaccio questo disegno qui in deformato. Qui era la mira di sinistra con il suo asse incastrata qui. Poi a distanza di c'è cioè l'altra la mira identica e questo
questa qui è la mia di destra. Va bene? In mezzo c'è la lamiera orizzontale. La lamiera orizzontale è questa. Poi, la lamiera di sinistra. Questo è l'asse, punto baricentro, la sezione estremità, si riforma così. Va bene? Quindi segniamola verso il basso, segniamola cubica, poi facciamo la stessa cosa dall'altra parte, identica. Forse l'ho fatta un po' troppo gagliarda. Poi segniamo la sezione che ruota stando piana e quindi in particolare mantiene l'angolo a 90 gradi nella sezione di estremità. Allora, se io arrivo qua, questo è l'angolo a 90 gradi della sezione terminale di sinistra e della sezione terminale di destra, l'angolo a 90 gradi è questo. Poi, se dovessi segnare proprio tutta la lamiera di sinistra, anzi, forse se devo tracciare proprio il disegno completo, forse questa non è abbastanza. L'angolo 90 gradi non è che sia proprio 90 gradi, no? Quindi lo devo fare un po' meglio. Questo qui è l'angolo 90 gradi. Cancello. La sezione è terminata. L'altra parte, la sezione è terminata questa. Quindi la devo questa. Poi, questo punto e questo punto mi danno torsione, quindi questo è l'angolo teta di cui ruota complessivamente la sezione. Però una delle cose che noto è questa: la sezione delle singole costole, delle singole lamiere verticali resta piana. La generica costola alla sezione che resta piana, ruota restando piana, però complessivamente la mia sezione AI non resta piana, perché se notate che questo punto qua resta in questa posizione, questo resta in questa posizione, il punto sotto si sposta verso dentro, mentre il punto esterno si sposta verso fuori. Che è giusto, se io guardo qui la mia sezione, questo punto resta allineato nella flessione, però la fibra sopra si sposta verso l'alto, la fibra sotto si sposta verso dentro. Se la sezione ruota restando piana, il punto medio non si sposta, però la parte sopra si sposta verso destra e questa verso sinistra. Quindi questo punto sposta in fuori, questo punto si sposta in dentro, l'altra parte l'opposto, questo punto fuori esce, questo punto entra. Quindi vuol dire che se la fibra che connette le due linee medie, le due linee baricentriche, le due costole resta nel piano della sezione terminale AI, se prendo una fibra che connette il punto superiore della fibra sotto, della fibra di sinistra e della fibra di destra, questo viene fuori, questo va in dentro. Quindi il filo tra le due estremi, le due costole, da una parte esce, dall'altra parte entra nel piano terminare la mia sezione. Sotto l'opposto. Quindi
io penso che questo sia il mio foglio, vengo qua sopra, in cui qui ho Thank you.
sezione si deforma in questa maniera, l'opposto dall'altra. Quindi si forma una superficie che possiamo pensare legata così. L'estremo della sezione che vuole questa, così, deve terminare questa posizione qua, in mezzeria. C'è questa rotazione, la deformazione fuori piano complessiva della sezione. Questo conferma che nel caso di momento torcente, come in questo caso qui, la sezione resta con il profilo indeformato, però non resta piano. Poi l'altro aspetto che va notato è anche questo: noi abbiamo ritenuto comunque un'altra osservazione che dobbiamo anche pensare, che riguarda il svolto successivo, che è questa. Occhio che, per esempio, se questa lamiera qui orizzontale è molto sottile, la deformazione della sezione è così, no? E se al limite è molto sottile, può darsi anche che questi angoli qui a 90 gradi non restino a 90 gradi. Quindi ci può essere anche una deformazione ulteriore, seconda, per esempio, se non ci sono i diaframmi, in cui il comportamento della sezione è, potrebbe essere quindi così, pensando questo. Questa è la sezione come abbiamo pensato, e qua per esempio ci sono dei diaframmi, il comportamento può essere ad esempio in questa maniera, così, quindi effettivamente c'è lo spostamento verso l'alto, lo spostamento verso basso, e la rotazione è comune a tutte le lamiere. Se non ci sono questi controventi, il comportamento è semplicemente questo tipo qui, questo si abbassa, questo si alza. Mediamente c'è la rotazione teta, questo abbassamento di sinistra uguale a questo di destra, però la sezione non resta più deformata, e quest'angolo qui inizialmente 90 gradi adesso non è più 90 gradi. Se invece resta, c'è il diaframma, quest'angolo qui è 90 gradi. Quindi c'è tutta una declinazione di comportamenti che sono, in teoria, se la mia orizzontale è proprio inesistente, il comportamento è di questo tipo qui, una lamiera va per i fatti suoi. Una qualche connessione ci deve essere tra le due lamiere, perché se no il passaggio non viene attraverso l'aria. Se invece la lamiera è presente, per di più c'è un controvento, oltre all'abbassamento e all'innalzamento c'è anche la torsione in questa maniera. Quindi qui c'è solo un comportamento delle singole, perché le singole lamiere non sono corte. Qui invece c'è un comportamento delle sigma, però siccome anche le lamiere sono torte, c'è anche il comportamento della tau primario. Quindi questo è un comportamento puramente tipo secondario, torsione secondaria. Questo qui è un comportamento misto, c'è questa parte qui secondaria, questa parte qui primaria. Normalmente questa parte qui è parte primaria più piccola, molto più piccola la parte secondaria, normalmente, quindi vuol dire che sono tutti i controcasi. Bene? Direi che con questo abbiamo
finita, vorrei soltanto ripercorrere quello che abbiamo. Il punto di partenza, quello su cui stiamo discutendo, è la forma, cioè se le ipotesi salveranno valgono oppure no. Cioè, le ipotesi salveranno sono questa, se la ruota è trasla, se c'è, sì, ma è soltanto sforzo normale, in un momento, oppure esponenziale, è vero. Se c'è il taglio, abbiamo visto la sezione comunque si ingobba. C'è un momento torcente, la sezione anch'essa si ingobba in un'altra forma. Poi abbiamo rivisto, siamo disegnati l'ingobbamento, siamo segnati qua centro di taglio, abbiamo visto la relazione con centro di torsione. Abbiamo visto il caso in cui c'è torsione primaria con più sezioni, viene fuori torsione primaria con il tavolo tipico di misura. Un passaggio successivo è stato questo, considerare essenzialmente la stessa sezione, però con un meccanismo resistente, in cui pensiamo a un momento torcente composto da una coppia di forze. Se c'è la coppia di forze, sulle due costole che diventano l'elemento più importante, portante della sezione, il comportamento è, abbiamo sviscerato, ed è dato fornito quella che è la torsione secondaria. Se effettivamente la lamiera orizzontale è evanescente, l'unico compito teorico di condividere il momento torcente delle due forze, il comportamento di torsione pura secondaria è questo. In effetti ci sarà una qualche connessione, una qualche rigidezza tra per esempio con la lamiera orizzontale e eventualmente con il diaframma. In quel caso il caso di torsione è misto e il momento torcente è supportato in parte dalla torsione primaria e in parte dalla torsione secondaria. In questi casi quasi sempre la torsione secondaria, essendo più rigida, il meccanismo, vedete, il meccanismo di supportare il momento torcente così pensato con due mensole che vanno in controfase è nettamente più efficace dei momentini che si possono sviluppare quando lo spessore è molto piccolo e le tappe sono normali. Punto. Allora, noi ci rivediamo. Forse è meglio che veniamo col computer mercoledì prossimo, così se voi vi ricostruite questi passaggi, mercoledì tocchiamo con mano quello che abbiamo scritto. Quindi mercoledì